Il downpipe, questo sconosciuto. Dunque, andiamo subito a definire che cos'è questo downpipe. Non è altro che la parte della linea di scarico che dal collettore, che si trova in alto all'altezza del motore, ci congiunge giù alla linea di scarico, quella che poi si estende lungo sotto l'auto e lungo l'auto. Quindi ci porta dal piano 1 al piano 0. Ecco perché downpipe, quindi tubo che va giù. Il downpipe può contenere il filtro antiparticolato e il catalizzatore. Possiamo noi elaborare questa parte dello scarico scegliendo un downpipe che non contenga questi due componenti, ovvero possiamo sceglierne uno totalmente libero, quindi senza catalizzatore e senza filtro antiparticolato, oppure uno semilibero, ovvero senza filtro antiparticolato ma con un catalizzatore sportivo, con meno celle. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è evidente, abbiamo meno ostacoli alla fuoriuscita rapida dei gas combusti e quindi prima escono quelli combusti, prima entrano quelli puliti, con conseguente miglioramento dell'efficienza del motore. E quali sono i pro e i contro delle due soluzioni? Beh, in caso di elaborazione pesante di turbina maggiorata, probabilmente conviene liberare la linea di scarico il più possibile per andare a valorizzare questo tipo di elaborazione. Quindi magari è preferibile prendere un downpipe totalmente libero. In caso di elaborazioni intermedie e anche in altri casi, insomma, molto specifici, conviene senza dubbio sicuramente rimuovere il FAP per una buona elaborazione, però mantenere il catalizzatore. Non fosse altro che per garantire una buona resa ai bassi regimi, perché quando noi andiamo a liberare troppo i vari componenti dello scarico, priviamo l'auto di quella contropressione di cui in qualche modo ha bisogno, a cui è abituata elettronicamente ad avere e a calcolare. Quindi se liberiamo troppo immotivatamente abbiamo un peggioramento delle prestazioni e quindi della reattività ai bassi regimi. Quindi in questi casi un catalizzatore sportivo nel downpipe può essere molto utile. Se invece non abbiamo problemi di passi fiacchi perché stiamo lavorando molto pesantemente, allora ci conviene andare a liberare tutto. Chiaramente possiamo poi analizzare i vari casi specifici, noi siamo a disposizione, quindi insomma scriveteci, contattateci, siamo su YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, vi aspettiamo. Ciao ciao!